Get your weapons. Let's go. Una task force della DEA, specializzata in complesse operazioni e capeggiata da John Wharton, cioè Arnold Schwarzenegger, effettua un raid nel rifugio segreto di un cartello della droga. Dietro l'operazione di contrasto in realtà si cela un sofisticato furto di valori pianificato dalla squadra ai danni dei narcotrafficanti. Siamo nel film Sabotaggio. Non ricordo di aver interpretato un ruolo così vicino ad un personaggio tanto torbido. Voglio dire che in giorni contati credo che mi sono calato in un personaggio molto cupo, eppure non così cupo e complesso come questo, con le sue asprezze e i suoi doppiogiochismi nel modo di pensare. Il regista David Ayer, già noto per Training Day e End of Watch, ha guidato questa sarabanda di azioni capitanate dal plumbeo personaggio di Schwarzenegger. Six months of finger pointing happened. But faster this time. Arnold potrebbe anche uccidere un bambino nel film e risultare simpatico, a carisma, un carisma che buca la cinepresa. Volevo però che interpretasse una situazione ancor più tumultuosa e rocambolesca. Alla fine ci siamo riusciti. Ma cosa ne pensa l'ex governatore della California tornato davanti alla macchina da presa? Pensa di tornare alla vita politica? Sentiamo. Non mi interessa mettermi in lizza per alcunché, l'ho fatto sapendo che il mio interesse per la vita politica era limitato, volevo solo capire com'era questa sfida che nessuno considerava possibile. Adesso torno al cinema, ho voltato pagina e basta, questo è quello che mi piace fare. Dopo aver nascosto il bottino di milioni di dollari, la squadra del corpo speciale è convinta che il loro segreto sia al sicuro. Ma dopo un breve lasso di tempo, tutti gli agenti coinvolti nella rapina iniziano misteriosamente ad essere assassinati uno ad uno. Tensione e paranoia si insinuano nel gruppo innescando una rida di sospetti. Il film è già in distribuzione. The only way to stop the cartel is to find out who stole the money. It could be someone on my team. One of my own people.